Ciao a tutti amici softeristi, ma soprattutto amiche softeriste. Noi siamo i Soul Software con Paint My Ask e oggi abbiamo il cazzo girato. E io sono Mandingo. Io sono Omar Galante. E io sono John Holmes. Così. Allora, in realtà questo è un nuovo appuntamento con Paint My Ask. Ce la facciamo? Un po' avanti. Mi si è capito un bulacco qua. Così. Oggi abbiamo una mimetica un po' particolare, una Urban. Andremo a dare la base bianca, incredibile, ma viene molto bene, garantisco. E poi andiamo a fare il pattern con il grigio e il grigio scuro. Allora, giusto per, ovviamente sono sempre i nostri spray lacca della Posco, i nostri preferiti. Abbiamo un flat white, un bel flat battleship grey. Buttershin! Quello del film, eh? E poi abbiamo un bel Graublau! Cosa? Si chiama così, sta scherzando? Graublau! Graublau, è sangue! Allora, come al solito, per risparmiare un po' di tempo, ho già smontato le parti che vanno smontate, ossia calcio, guancette e questo fantastico... Grip. No, è un e bo. Già, rimane sul bo. E ho già incartato, come al solito, il fucile dove serve. Dove serve. Ringraziamo Prince per averci prestato il suo M4 della GNG. E niente, adesso andiamo a vedere le modalità di pittura. Come al solito useremo la scorsa rete. Dove è finita la rete? La rete che abbiamo utilizzato per fare la mimetica di questo elmetto. Se non avete visto il video, andatelo a vedere, perché altrimenti... Così. E quindi niente, direi che possiamo iniziare con la mimetica. Intanto dobbiamo andare a stendere il bianco, proprio così, proprio stendere on the go. Il bianco già per la rete. Ed eccoci qua, bentornati amici softeristi, il nostro fucile è pressoché pronto, anzi è pronto, va lasciato ancora un po' asciugare se vogliamo. E questa mimetica è molto particolare, mi piace parecchio, ma sicuramente non è adeguata al gioco boschivo. Anche il gioco urbano è un po' così così, sicuramente è adeguata per il gioco invernale. È molto bella, molto particolare, sicuramente anche molto Call of Duty. Certo, l'avrete solamente con Code Elite
Esatto, Qui sei esperto, no? Sicuramente sei abbonato. Ho inventato io cose lì. Qualche trucchetto. Allora, siccome fa freddo e c'è pochissimo sole ultimamente, abbiamo sgravato utilizzando un phon per far asciugare più velocemente il tutto. E cos'altro? Cosa possiamo dire? Mi raccomando, state attenti, avete visto, le mani di colore sono tante da dare. Quindi, sempre con molta cura, anche quando date il bianco, se vedete che è rimasta qualche zona un pochino grigia, non vi preoccupate, anche se si intravede ancora un pochino sotto il colore del fucile con le sue scrittine, battetene le balle, perché tanto dopo con il nero e con il grigio ci passiamo sopra e non si nota più. Abbiamo detto tutto, rete, maniglia, volante e frizione, abbiamo tutto. Qua non l'ho dipinto perché mi sembrava superfluo. Zone 3 di set home, anzi provatelo a casa perché alla fine non è neanche così difficile. Io sono Mince. Io sono Puri. E io sono Bob. E noi siamo i Sorsotters.